Bentornati incredibile sull'unico e incredibile Project Playtime. Ragazzi, se mi vedete un pochino appassito di gode perché questo è il quinto video che registro oggi, ragazzi, incredibile. Sto mettendo il turbo di godo pazzesco e assurdo, però le ore di sonno, ragazzi, cominciano a starmi sulle spalle. Neanche fossi un orso di 400 kg, quindi probabilmente dovrò dormire un pochino qualche notte, ragazzi, altrimenti svengo in giro incredibile. Comunque, ragazzi, oggi ho registrato anche l'ultimo, tra virgolette, extra di Dark Deception sui Watcher, e in quel video lì dico una cosa molto spicy, di cui adesso parlerò un secondo, incredibile, in questa piccola introduzione pazzesca e assurda, cioè che sul canale, ultimamente, dopo Indigo Park, manca, se ci avete fatto caso, la classica serie horror canon che io riesco a pubblicarvi spesso ogni settimana, insieme a tutte le altre serie incredibili. Questo perché Indigo Park è finito, Dark Deception, gli episodi extra mi stanno creando un pochino di problemi. In che senso, ragazzi? La difficoltà di prendere un voto maggiore in Dark Deception è qualcosa che io adesso non mi posso permettere, incredibile. Però, ripeto, questa cosa ve la spiegherò meglio nel terzo episodio di Dark Deception extra, che sarà l'ultimo, prima del quinto capitolo, dove continuerà la blind run normale. Però lì mi fermerò per quanto riguarda gli extra, ragazzi. Però, per farvi una sintesi, sus, prendere voti alti in Dark Deception mi necessita una quantità di tempo incredibile, dove io mi dovrei vedere tipo tutti i video della vita di quelli che ci riescono a fare, e poi mi ci dovrei dedicare ore e ore e ore, ragazzi, perché per me, e io li faccio a modalità facile, pensate voi, per me il competitivo, tra virgolette, di Dark Deception, cioè prendere voti alti, è qualcosa che non riesco a fare, ragazzi. Ve lo dico col godo in mano, è qualcosa che mi blocca da morire, perché con le scimmiette è andata bene, con Agatha non è andata bene, con i Watch è andata ancora peggio, ragazzi. Quindi cosa vi porta a fare un video che poi è identico a quello della Blind Run, ma perde anche, perché non sono belli come quelli della Blind Run? Perché un conto è che fai un capitolo per la prima volta, mi vengono le gag simpatiche, c'è il trucco del checkpoint, vediamo com'è il livello la prima volta, scopriamo i segreti insieme, parliamo della storia, eccetera. Un conto è che io vi ripropongo lo stesso livello che avete già visto, peggio, perché sono io che provo a concentrarmi di più ma fallisco miseramente, per dei segreti che sono dei disegni, tolte due o tre cose fighe che mi avete detto voi. Quindi, capito, ragazzi, probabilmente dopo l'episodio di Watcher Dark Deception si fermerà fin quando non uscirà il capitolo nuovo, e lì torneranno video normali. Stessa cosa, ragazzi, per Project Playtime. Io a Project Playtime vi voglio bene, ma è un gioco morto, lo possiamo dire, ragazzi. Non ha aggiornamenti da più di un anno e mezzo ormai, e la mob non ha assolutamente intenzione di farci niente. Quindi, a meno che un miracolo di godo, ragazzi, Project Playtime è tendente alla morte, purtroppo. Vedo che vi diverte a voi, a me diverte, però, ragazzi, anche di Project Playtime io vi porto ogni tanto qualche video. Oggi faccio un boxy book, magari tra una decina di giorni registro un video dello specialista. Però manca la serie horror, come vi ho detto, canon sul canale, come tutte le altre serie. Infatti, ve lo dico, dopo questo episodio qui di Project Pretend si fermerà un attimo. Di Dark Deception, su quello di Agatha, se non sbaglio, è uscito ieri, o l'altro ieri, per quando vedete questo video incredibile. Prossima settimana uscirà quello sui Watcher, e probabilmente weekend prossimo, perché questo video dovrebbe uscire forse o domenica o lunedì, inizierà la serie horror nuova sul canale, che, come vi ho detto, sarà la serie di Bendy. Perché Bendy e Dink Machine, quando abbiamo fatto mesi fa il sondaggio sulla serie horror, Bendy se l'è battuta con Dark Deception, è arrivata al secondo posto. Quindi mi sembra assolutamente giusto premiare Bendy, perché è un gioco che mi incuriosisce da morire, e voi mi avete detto che sarà una boccata d'aria fresca nei miei confronti dopo il gameplay frenetico e particolare di Dark Deception. Quindi non vedo l'ora, ho già comprato Bendy, il suo sequel e lo spin-off. Più ci sta un altro spin-off gratuito, ma poi mi spiegherete voi, incredibile. Quindi inizierà la serie su Bendy. Dopo la serie su Bendy vorrei iniziare tutta la serie di FNAF. Però vi avete detto che sono una marea di giochi, ragazzi, quindi non lo so. E poi ce n'è qualcun altro. Sicuramente a fine anno faremo quella lì, la serie horror sugli animali, Zoocosis, quello mi attira da morire. Insomma, ci sono serie horror, ragazzi, da morire. Potrei iniziare pure Little Nightmare. Comunque, ragazzi, adesso, detto questa intro, buttiamoci su Play as Monster. E oggi, ragazzi, tocca a lei, l'inimitabile Boxy Boo, che solo lei mi regala di avere delle partite competitive al massimo, ragazzi, perché, come vi dico sempre, a me Boxy Boo non mi fa impazzire nel gameplay. Però, che fai, te ne privi di usare Boxy Boo incredibile in un gameplay pazzesco e assurdo? E no, che non te ne privi, ragazzi. Tra l'altro, piccola chicca, se andate sul canale a vedere i video più visti, il terzo video, dopo i primi due di Huggy Wuggy, è quello su Boxy Boo, ragazzi. Quindi Boxy Boo ha portato un bel po' di successo al canale incredibile. E adesso, ragazzi, l'attesa di Project Playtime, ragazzi, un'emozione unica. Sono passati già 8 minuti e qui non si vede nessuno, ragazzi.
Voglio fare una prova, scusate, ma non è che se vado su specialista me la trova, per curiosità, non credo, non credo dipenda da specialista un mostro. Questa non l'ho capita. Come mai a specialista mi ha trovato 6 su 7 con BoxyBoo? Sono tipo 10 minuti che non mi trova nessuno? Ma io volevo fare il video su BoxyBoo. Vabbè ragazzi, niente, facciamocene la prima come specialista. Questo video allora è diventato specialista più BoxyBoo. Concludiamo così questo ritorno incredibile di Project Playtime, ragazzi. Vabbè, teatro sus, ragazzi. Come funziona? Se sono BoxyBoo non mi trovi i giocatori, se sono specialista mi trovi i giocatori. Giustamente, più specialisti da divorare, giustamente c'è più gente che gioca come specialista, understandable. Io non uso lo specialista, ragazzi, da quando abbiamo vinto la partita, vi dico solo questo. Quindi, sus, ragazzi. Vabbè, ok, abbiamo failato già il puzzle, ragazzi, siamo fortissimi. Ok, questo così. Ah, c'è BoxyBoo. Vabbè, ragazzi. Ragazzi, sono abbastanza speechless. Non me l'aspettavo un attacco di BoxyBoo così. Scappiamo? Tipo? Ragazzi. Beh, ve l'avevo nominata BoxyBoo, quindi di fatto c'è BoxyBoo in qualche modo. In questo video incredibile. Ma la mia impressione, ragazzi, è che lo specialista oggi non me corre. Boh, lo vedo un po' più sus. Ah, eccola. Ragazzi, non so. Non lo so neanche io che sta succedendo. Volevo entrare nell'armadietto, non mi è entrato nell'armadietto. Vabbè. Comunque mi fa piacere che c'è qualcuno che BoxyBoo la sa usare, eh. Ragazzi, una partita vincente, devo dire. Questo comunque c'aveva pure la skin di BoxyBoo Computer. Sono abbastanza convinto che l'abbiamo già incontrato questo tizio in un vecchio video dove usavo lo specialista, perché penso siano in pochi, ragazzi, quelli che giocano skinnati, eh. Quindi, secondo me, è la stessa BoxyBoo che abbiamo incontrato tempo fa. Battiamo le manine. Ippipura. E siamo morti. Ragazzi, ma che ve lo dico a fa? Solo in questo gioco ti dà delle emozioni incredibili così, ragazzi. Non ho capito niente di quello che è successo, ragazzi, però va bene. Io stavo facendo il puzzle, mi sono ritrovato tipo 6 hit di colpo di BoxyBoo. E poi, boh, volevo entrare nell'armadietto. Ragazzi, non lo so che è successo, ragazzi. Non lo so veramente. Proviamo di nuovo BoxyBoo incredibile. Guardate, ragazzi. Player found sono io solo. Se uso BoxyBoo, se vado sullo specialista, mi ritrovo tutti. Ma come funziona sta cosa? No, sta cosa è inspiegabile. Ma scusa, ma perché se vado come mostro non mi trovo le partite, come specialista me le trova? Ma guarda, ma perché? Tra l'altro ci sta di nuovo Playtime 2006, che è quello di poco fa, che mi ha eliminato con un colpo. Ragazzi, boh, non lo so. Oggi niente BoxyBoo, ragazzi. Mi sa che è destino che ci facciamo delle partite random così. Allora il video si chiama Ritorno dello specialista. Ragazzi, sono confuso quanto è voi, eh. Siamo già in tre. Beh, ragazzi, ma che ve lo dico a fa? Sarà un'emozione fare questa partita, ragazzi. Perché c'ho scritto Catwalk 4-5? Che vuol dire Catwalk 4-5? Boh, mistero, ragazzi. È la zona, pensa un po'. E c'è un'altra BoxyBoo. Ragazzi, io questo video non so cosa dire. Ma come funziona? Questo video lo devo chiamare Il ritorno dello specialista e di BoxyBoo, perché indirettamente stiamo trovando solo BoxyBoo. Cioè, questa è una BoxyBoo panino con patatine che mi è letteralmente saltata addosso, ragazzi. Non so se avete visto la scena, è stato incredibile. E ragazzi, io non so, mi dispiace che vi sto regalando un video così strano, ma Project Playtime ci regala queste emozioni e altro, veramente. Ragazzi, non so che dire, sono veramente speechless. Questa cosa me la dovete spiegare. Allora, sono due partite che incontro due BoxyBoo. Perché se uso io BoxyBoo non mi trovo nessuno? Ok che non la so usare, ma dai! Me ne ha trovato uno. E adesso zero. Ragazzi, oggi niente, eh. BoxyBoo oggi niente, non vuole essere evocata. Se faccio specialista, ragazzi, niente, il video dello specialista allora. Ragazzi, mi dispiace perché ero partito nel fare una cosa. Il gioco mi sta proponendo un'altra cosa che è purtroppo la stessa cosa, cioè morire miseramente come specialista, ragazzi. Perché io la soddisfazione di dire che ho vinto una partita su questo gioco l'ho fatta. E ho fatto fare tutto agli altri e non ho fatto niente, vi ricorderete quell'episodio. Io ripeto, vi voglio bene a sto gioco perché ha dato tanto al canale, ha fatto divertire tanto voi e mi è divertito anche a me. Però non lo so, qui c'è un tizio con un televisore in testa e uno smile. Va bene ragazzi, abbiamo vinto, va bene. Ok ragazzi, questo è partito bello strong. Ah, ci ha rotto subito i macchinari, beh ragazzi. Ah, questo mi ha chiuso la porta in faccia, vabbè, top giocatore. Dobbiamo aggiustare il macchinario sus. Ah, c'è una mammy long legs. Ok, l'ho schivata non so come. Ok, abbiamo fatto qualcosa per il gruppo. Cioè, aggiustare quell'affare. La sento tantissimo. Ragazzi, ce l'ha con me. Ok, abbiamo seminato mammy long legs. Va bene. Ok, ne sta eliminando una alla volta. Ragazzi, io sto provando a raggiungere qualche cosa, ma mi sento abbastanza
inutile come al solito. Questi mi sembravano un gruppetto abbastanza sveglio, ragazzi, ma purtroppo contro Mammy Long Legs, come sapete, guarda, siamo delle mani volanti. Non c'è speranza, purtroppo, ragazzi. Mammy Long Legs vuol dire perdere, incredibile. Mannaggia, dobbiamo arrivare qua sopra, ragazzi, almeno a salva questo. Mi sembravano abbastanza svegli questi. Ok, salviamo questo. Dai, 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 dai. Ok, ne abbiamo salvato uno, credo. E lei ha rirotto le cose. Beh, ragazzi, ha l'abilità più rotta della vita, però, eh. Me l'avevate detto che l'abilità di rompere i cosi era tanta roba, eh? Più che altro perché ogni volta li devi andare a rimontare, capito? Vediamo un po' se riesco almeno ad andarli a aiutare in questo modo a ricreare questo affare, ragazzi. Tocca sudare qua, eh? Ah, ne è morto un altro. Beh, mi sa che abbiamo perso. Ma io dico, ma uno bello come te, ma come c'è finito in un posto simile così? Dammi il 5, fratello, grande. Che faccio? Mi faccio ammazzare Mammy Long Legs? Oppure me ne vado? Ok, mi sta passando vicino Mammy Long Legs, ma non mi può vedere. Sono nascosto troppo bene, incredibile. Comunque, ne approfitto intanto che sto scappando da Mammy Long Legs. Ne approfitto per dire, ragazzi, che io lentamente sto facendo il video delle 4 chiacchiere di Godo su Poppy Playtime, ragazzi. Però ci vuole veramente tanto tempo per prepararlo bene, incredibile. Però tranquilli, ragazzi, che arriverà prima o poi. E mi ha disconnesso. Fantastico, ragazzi. Vabbè, tanto era persa. Allora, io voglio provare un ultimo tentativo come Boxy Boo. Altrimenti, ragazzi, mi dispiace. Vi avevo promesso un video su Boxy Boo, ma è stato fallimentare. Non ha trovato una partita con Boxy Boo, assurdo. Ragazzi, io ci ho messo la buona volontà, non mi trova le partite come Boxy Boo. Io non mi è mai successo una cosa simile. Concludiamo di nuovo con lo specialista. Non si può raccontare sta cosa, è veramente assurda. Tra l'altro 7 su 7 la partita non parte. Sus. Ragazzi, sono stanco ma confuso allo stesso tempo, ragazzi. Non ho capito per quale motivo, se mi metto come Boxy Boo non mi trova le partite, se mi metto come specialista me le trova subito. E tra l'altro questa è già persa, ve lo dico subito, spoiler, perderemo questa partita, perché mi sa che siamo contro lo stesso giocatore che fino a poco fa ha usato Boxy Boo contro di noi. Quindi lui Boxy Boo la può usare, io ragazzi non la posso usare. Che dovete fare? Questo, ragazzi, ha il costume da capretta, ammetto che è carino, il costumino di questo tizio. C'è speranza? Di solito c'è la regola storica, ragazzi, che se ci sono quelli con le skin molto molto belle, di solito sono bravi giocatori, ragazzi, perché farmano di più, hanno i soldini e comprano le skin belle, quindi ragazzi... Vediamo un po', incredibile. Facciamo il puzzle, ci proviamo, che dite? E ho fatto fail, fantastico. Vabbè, ragazzi, ma è una gioia. E già sono morti due. Già ne sono morti due, ragazzi. Non ha senso. Non ha veramente senso. È quello che usa Boxy Boo, ragazzi. Guarda che roba, senza senso, ragazzi. Senza senso. Mi devo far fare ripetizioni su come si usa Boxy Boo da questo tizio. Senza senso. Pro player di Boxy Boo. Guarda come salta, guardalo. Va bene. Contento lui, ragazzi. Ma è una Boxy Boo al femminile! Ma dai, ma neanche sapevo esistesse! La skin di Boxy Boo al femminile! Ma dove si compra, scusatemi? Ma è una cosa leggendaria! Io neanche sapevo esistesse Boxy Boo al femminile! Pensavo fosse Boxy Boo, patatino e panino come prima! Ok, mi sta salvando Nightmare Sus con il suo costumino da cavretta. Ti ringrazio, Nightmare, un fratello. Grazie di queste ricche emozioni. Tu? Questo qui è andato, ragazzi. Che dovete fare? Ok. Mi sono nascosto nell'armadietto un attimo per scappare da Boxy Boo, ragazzi, ma se Boxy Boo è normale e implacabile, questa Boxy Boo al femminile, ragazzi, sta facendo piazza pulita, ragazzi, una potenza inenarrabile, con il suo fiocchettino sus. Ragazzi, proviamo a sopravvivere, ma la vedo dura. Guarda, avevano risolto pure un pezzetto di puzzle, che peccato, ragazzi, ma non c'è speranza. In realtà potrei chiamare questo video il ritorno di Boxy Boo e dello specialista. Una cosa del genere, perché effettivamente Boxy Boo c'è stata tipo su 3 partite su 4, quindi il ritorno di Boxy Boo. E anche questa partita di Project Playtime finisce. Incredibile. È assurdo, ragazzi, io non la so proprio usare Boxy Boo, ma vedete quanto è forte? Cioè, guarda, continua a fare modalità scatolina, modalità d'attacco, è senza senso sta Boxy Boo, guardala. Guardala come è feroce. Comunque quella skin non l'ho mai vista, ragazzi. Boxy Boo col fiocchetto non l'ho mai vista, mai mai vista. Guarda che roba, guarda. Senza senso. Tanto abbiamo perso. Volevo fare una scenetta epica, ma non credo riuscirò mai a farla. Cioè, mi volevo far vedere da lei e volevo farla saltare da per terra a questa finestra per fare il moderno Romeo e Giulietta, ma con Boxy Boo al femminile e il nostro specialista. Non credo lo farà mai, però. Ci sto provando, ragazzi. Almeno faccio una scenetta simpatica. Oh, dai, Romeo e Giulietta! Dai, l'abbiamo fatta! Sono soddisfatto! Volevo fare la scenetta perfetta. È venuta perfettamente. Fantastico. Mi ritengo soddisfatto, ragazzi, pensate come mi sono ridotto a fare scenette che non hanno assolutamente senso tra uno specialista che è innamorato di Boxy Boo al femminile. Ragazzi, non ha senso niente.
non ha veramente senso niente, ma queste sono le emozioni che solo Project Playtime ti può regalare. Incredibile. Mi manca veramente niente per salire a livello 12, ragazzi. Ne voglio fare un'altra? Cioè, come specialista è proprio un massacro, ragazzi, perché io ho vinto una partita su quante? Da quando porto questa serie, su 50 partite ne ho vinta una. Fatevi il calcolo voi, ragazzi. Ok, siamo di nuovo con Nightmare. Allora, non so se c'è di nuovo la box TV di prima, però ragazzi, dai, concludiamo in bellezza, dai, un altro massacro e direi che siamo a posto, dai, su. Forza ragazzi, abbiamo la vittoria in pugno, dai. Dai ragazzi, su, su, forza. Dai che siamo pronti. Proviamo a fare questo enigma tante volte. Fail, com'è possibile fail? Secondo me sa che dovevano fare. Ah, no, beh ragazzi, un'altra box TV, ragazzi, non ho parole. Ma perché gli altri sì, io non la posso usare box TV in questo video? Ma perché? Ma com'è possibile questa cosa, ragazzi? Non ha senso. Su 5 partite, 4 box TV. E io ho provato a essere io box TV per tipo un quarto d'ora e non mi ha trovato nessuno. Secondo me il gioco sa che io box TV la uso di meno, non la so usare. E quindi non me la fa usare, sono sicuro di questa cosa. Sicuro. Questo video si chiamerà per forza box TV lo specialista. Per forza. Comunque, in quanti sono i hype di box TV nel capitolo 4 di Poppy Playtime, ragazzi? Io spero ci sia, perché secondo me potrebbe regalarci delle forti emozioni, ve lo dico. Secondo me devono rendere molto più veloci questi minigiochi per lo specialista, perché è troppo a vantaggio dei mostri rispetto allo specialista la partita, capito ragazzi? Dovevano essere più facili, dovevano durare molto molto di meno, più veloci, capito? E mi ha ammazzato con un colpo. Beh, fantastico ragazzi. Per una volta che avevo completato il puzzle, niente da fare, ragazzi. Ah, però non mi ha messo nel secchio, ragazzi. C'è speranza che tra 12 secondi riesco a rialzarmi, se non mi acchiappa prima, eh. 2, 1. Siamo vivi. Fantastico. E boxy boy laggiù. Fantastico. Disconnessione incredibile! È stata una puntata di Project Playtime ricca di emozioni strane. Però solo questo gioco ti può regalare questa confusione e un godimento allo stesso tempo che è incredibile. Quindi ragazzi, io da questo episodio di Project Playtime è tutto incredibile. Per un po' sarà in pausa sia Project Playtime che Dark Deception. Quindi noi ci vediamo prossimamente dopo l'episodio finale di Dark Deception sui Watcher, sulla nuova serie horror del canale incredibile che sarà Bendy e The Ink Machine, ragazzi. E poi tante altre serie horror incredibili, ritorni incredibili e tante altre serie incredibili. Vi ringrazio, che buono siamo voi e ci vediamo nella prossima puntata incredibile delle serie horror pazzesche assurde. Wow!